In un anno la pioggia è diminuita del 60% in Sicilia. Questo, dice il report siccità del giugno 2024 dell'autorità di bacino. Numeri che sono una spia del processo di desertificazione dell'isola. Meno pioggia, ma più perdite. In Italia, di media, le tubature perdono il 42% dell'acqua. In Sicilia si supera il 51%. Un'emergenza annunciata che si ripete da anni. Quello che cambia è che arriva sempre prima. Quest'anno la regione Sicilia ha chiesto lo stato di crisi ai primi di aprile e il 6 maggio il governo ha ratificato il provvedimento. Per affrontare al meglio i periodi siccitosi dobbiamo uscire dalla logica emergenziale, favorire la presenza di gestori industriali su tutto il territorio nazionale, superando le gestioni comunali, potrà elevare il livello di investimenti dagli attuali 4 miliardi annui fino a 6 miliardi. Oltre a questo, riteniamo serva un finanziamento pubblico stabile di almeno 1 miliardo di euro annui per i prossimi 10 anni, perché non è possibile finanziare le opere infrastrutturali necessarie unicamente attraverso le tariffe. Ciò consentirà la realizzazione di un piano straordinario di interventi volti ad assicurare la tutela della risorsa idrica e a garantire l'approvvigionamento anche in periodi di stress climatici che, come abbiamo visto, sono sempre più frequenti. Oggi la carenza di acqua crea competizione tra città e campagne, tra agroalimentare e turismo, danneggiando tutti. Abbiamo gli strumenti e le conoscenze per affrontare la situazione, solo che finora abbiamo visto più annunci che cantieri in un fiume di parole che non conosce siccità.